Bentornato sul mio canale. Oggi è il primo giorno della settimana, lunedì 7 febbraio 2022. Devi impegnarti per raggiungere i tuoi obiettivi. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Scontri d'opinione su questioni finanziarie. Non è sui principi e i valori tradizionali che divampano le discussioni familiari, ma su un argomento ben più terra-terra, il denaro, di solito estraneo al vostro pianeta interiore, tutto sentimento, armonia, bellezza. Cosa c'entra infatti il giallo del vile metallo con le delicate sfumature di verde e rosa, che descrivono le vostre emozioni? La risposta è nel caro vita, nell'inflazione e nell'enorme debito pubblico, che c'è anche se non si dice, se il lavoro langue o è minacciato da tagli al personale, se lo stipendio è inadeguato, senza garanzie di continuità, i pensieri cominciano a volare più in basso e anziché le poesie di Lorca o di Hickman, sfogliate il Financial Times o il manuale del consumatore intelligente laureato nell'arte del risparmio. Tranquillizzatevi, indotta dalla coppia Luna-Urano una sommetta sta per entrare nelle vostre casse, anche se gli investimenti non sono al top, quella vecchia ipotesi di eredità ormai abbandonata torna in auge, anche a voi toccherà la vostra fettina. Una svolta decisiva in amore che può essere la costituzione di una nuova coppia o il consolidamento di una nata in precedenza. Un colpo di fulmine, un amore che sboccia improvviso e dirompente. Le persone che incontreranno i single saranno motivate, giuste, equilibrate e potrebbero essere realmente interessati a un rapporto di coppia. Buone prospettive per il raggiungimento di un risultato sperato e per cui avete lavorato intensamente. Economicamente dovete decidervi per un taglio ulteriore di spese o al loro rinvio. Se oggi i problemi si accavallano sarà stata solo colpa vostra. Siate più attenti e curate meglio i vostri interessi sia sul lavoro che in amore. Ricacciate il pessimismo che si sta facendo strada, è anche il momento di tentare la buona sorte per il gioco. La fortuna bacia i temerari. Noie legali e con assicurazioni, oggi è una giornata piena di cavilli e di disguidi. Purtroppo Marte è in posizione sfavorevole e non vi dona la pace necessaria. Se dovete sostenere un colloquio per un lavoro abbiate cura di arrivare puntuali e ben preparati, potrebbe essere l'occasione giusta per voi. Oggi ad alcuni potrebbe essere proposto un lavoro part-time o a termine. Accettate gli altri per come sono, non potete cambiarli ma potete orientare le vostre relazioni con gli altri alla comprensione e alla tolleranza. Nuove conoscenze. Sarete animati da molta passionalità e il vostro modo di vestire attirerà l'interesse di molti. Attenti però a non scivolare nello scontato e nel banale. Idee innovative e intelligenti per quanto l'acquisto di una casa o la ristrutturazione di un immobile, potrete contare anche su una disponibilità economica aggiunta per una entrata inaspettata e improvvisa. Potreste fare molto di più di quello che fate, se qualcuno tenta di ostacolarvi non prendete vela, ma tirate avanti per la vostra strada. Non abbiate paura dei vostri sentimenti, esprimeteli senza riserve, poiché in molti avrebbero bisogno della vostra sincerità. Chi è stato allontanato da un gruppo o da un'amicizia avrà la possibilità di tornare in scena alla grande. Non si tratta di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, si tratta di appassionarsi per vedere subito i frutti del proprio interesse. Avete l'occasione in questa giornata, di creare dei contatti, soprattutto di lavoro, che vi serviranno nel futuro e che saranno molto utili anche per i vostri colleghi o per qualcuno della vostra famiglia. Lunedì gioiosa e vivace. Qual è il proverbio che meglio vi si addice secondo i transiti planetari odierni e in base anche alla vostra natura? Senz'altro il motto lascia che l'acqua scenda e il fumo salga. L'insegnamento da seguire è che le cose seguano il loro corso, non vi opponete alla tendenza della natura, né a quelle volontà che non potete combattere. Questo vale in generale in vari ambiti della vostra vita, ma quest'oggi principalmente in ambito familiare. Cari Bilancia, Saturno è in opposizione in queste ore, avete bisogno di sicurezze. Per quanto riguarda il lavoro, siete un po' stanchi, la stima dei vostri colleghi o capi sta diminuendo. Cercate di andare oltre. Passi avanti. Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta,
ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua. Potrebbe andare molto meglio di così, è vero, ma in questo momento non potete fossilizzarvi su quel che potrebbe essere. Dovete piuttosto cercare di impegnarvi sul fronte più intimo di voi stessi, per cercare la felicità. Se sarete più in linea con i vostri reali desideri, vi sentirete molto più pronti anche ad affrontare la vita, in generale, senza spaventarvi proprio di nulla. Vi siete affrettati troppe volte in passato. Lunedì tutta per gli affetti, anche se un po' scombinati, con la Luna all'opposizione e la coppia Mercurio-Plutone all'opposizione. Se in famiglia ci sono segreti, qualcuno cercherà di farvi cantare, ma su questioni del passato che hanno riguardato vecchie generazioni non avete nessuna voglia di far luce. Amore ed Eros. Frizioni ovunque, in casa e fuori, col partner, gli amici, perfino coi colleghi incontrati per caso, passeggiando in centro. L'unico punto di equilibrio siete voi, ma poiché non vi hanno ancora fatto santi, qualche controreazione potreste pure manifestarla. Per uscirne non avete altri strumenti a disposizione che il dialogo, esprimetevi con un vocabolario sintetico e simpatico, le filippiche offendono. Avrete bisogno del sostegno indefesso di una persona che sentite vicina per affrontare alcune situazioni stagnanti, in modo da poter ripartire alla grande verso nuovi obiettivi. Splendidi appoggi celesti vi provengono dal segno amico dell'Acquario, dal Sole e da Saturno, forze planetarie che favoriscono il calore affettivo, l'intesa profonda tra di voi e il vostro partner abituale o occasionale che sia. Siete animati da uno slancio che stupisce prima di tutto voi stessi quest'oggi, specie se siete nati tra il 24 e il 29 del mese di settembre. Lavoro e denaro. Giornata di faccende, spolvero, lavatrice e magari qualcosa di buono in cucina, tanto per testare la vostra abilità ai fornelli, rispolverando vecchie ricette trafugate dal quaderno della nonna. Sapori antichi, che fanno piacere perché vi proiettano in un passato che non c'è più. Sono probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione delle vostre mansioni in questi giorni, cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi e vedrete che troverete ottime soluzioni. Riuscite a trovare punti di contatto e mediazione con i colleghi di lavoro e i risultati che ottenete ve ne danno piena conferma. Anche gli introiti che vi arrivano sono di tutto rispetto e confermano la bontà dei risultati che state producendo. In modo più specifico e nettamente in evidenza se avete abbracciato una libera professione. Benessere. Mal di testa da strapazzo o da intolleranza, ecco gli effetti dei bagordi del sabato sera e dell'Happy Hour per salutare il weekend che se ne va. È stato bello, ma stasera allo specchio vi vedete come dei mostri. Nulla di veritiero, ma finalmente la grande decisione, col decremento della pandemia si torna a respirare. Così vi iscrivete di nuovo in palestra. Benessere e buon umore non vi fanno difetto. Forse, presi dalle energie positive e dalla voglia di uscire e vedere amici, aumenterete anche di qualche chiletto, ma non sarà certo il caso di lamentarsi. Per lei, perché rivangare gelosie e incomprensioni del passato se avete un presente da gestire e un futuro ancora tutto da inventare? È l'autostima quella che vacilla, lavorateci su. Per lui, vi siete scoperti un talento speciale per la cucina e lo mettete a punto con piacere, ma è possibile che ogni volta che spadellate vi scottiate le dita? Colore delle emozioni, giallo oro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 8. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.